Di solito un giovane di neppure 30 anni, quando gli viene commissionato il primo tra i suoi grandi teleri, e per la scuola grande di San Marco, per la sala capitolare, un luogo che l'artista studia attentamente per fare quella che diventerà una delle icone della sua arte. Quindi si reca a guardare il luogo, la sala capitolare che affaccia su Campo Santi Giovanni e Paolo, due grandi finestre che portano molta luce all'interno dell'ambiente e tra esse un grande muro bianco. In questo muro viene posizionato il telero che vedete alle mie spalle. E uno dei miracoli di San Marco, nello specifico, è il momento in cui si tenta di martirizzare quello schiavo che desiderava recarsi sulla tomba del santo e che verrà condannato dal suo padrone ad essere accecato e avere le gambe spezzate. Tutto questo non avverrà perché plana in scena letteralmente San Marco. Ebbene, questo telero è qualche cosa di assolutamente sconvolgente per la Venezia del tempo. Siamo intorno al 1548 e si tratta realmente di un provocatorio manifesto artistico che mette insieme una grande scena teatrale, quindi la commedia dell'arte, con il colore veneziano, o a dirla con Ridolfi, mette insieme il disegno di Michelangelo e il colore di Tiziano. Perché? Perché il giovane Tintoretto, ambiziosissimo, pronto a scalare il successo tra i grandi veneziani del suo tempo, che cosa fa? Fa un'immagine che è completamente rivoluzionaria in tutti quelli che erano considerati i capisaldi della pittura, cioè il disegno, l'invenzione e il colore. Il miracolo dello schiavo vede il santo, quindi colui che dovrebbe essere messo in luce al centro dell'opera, completamente immerso nella penombra. Vede lo schiavo, quindi l'uomo umile, completamente immerso nella luce. È un gioco di controluce, un gioco di scenografia teatrale che diventerà un manifesto assolutamente fondamentale per un'intera generazione di artisti. Ai lati della scena due quinte teatrali, le Leogge Sansoviniane da un lato, dall'altro lato il giudice che osserva la scena e poi soprattutto un nuovo modo di dipingere, un modo di dipingere che non si fa più dalla tela ricoperta di una preparazione bianca, ma da una tela imbevuta di un colore bruno da cui per forza, diciamo così, di levare si ottiene l'opera. Osservate la meravigliosa cotta di cuoio rossa, quella lacca Kermes che Tintoretto aveva visto tante volte nella bottega del padre tintore, screziata di pochi colpi di bianco a renderci questa muscolatura michelangelesca. E poi la meravigliosa idea della cotta di maglia, una cotta di maglia che è ottenuta in che modo? È ottenuta per risaltare al massimo la tridimensionalità dei giochi di luce, quindi qualche colpo di biacca arrotato e poi col dorso del pennello, il bastone del pennello è andato a incidere in modo da tirar fuori la preparazione scura. Grazie a questo Tintoretto riesce a realizzare un'opera unica, assolutamente inimitabile, un'opera per la quale verrà citato, ammirato da Aretino prima di avere i fulmini di Tiziano sul grande poeta che tenterà di limitare un'ascesa da qui in poi ormai inarrestabile.